Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di questa diavoleria qua, che tutte le volte che vi mostro su Instagram mi bombardate di messaggi, come si chiama, che cos'è, a che cosa serve, vale la pena acquistarlo, come lo usi, eccetera, eccetera. Quindi oggi ho deciso di fare un video tutto dedicato a questo marchingegno qua. Ovviamente non sto a soffermarmi sulla storia, il meccanismo, i materiali di cui è composta questa caffettiera. Sì, è una caffettiera. Vi parlerò di come la utilizzo io, di che cosa potete farci voi e le mie ricette, diciamo, preferite. Come vi ho già anticipato, si tratta di una caffettiera. Io l'ho sempre chiamata caffettiera francese, la potete trovare anche come caffettiera stantuffo o French press. Si compone di una parte fatta a caraffa che può essere in metallo o in vetro come in questo caso. Al tappo è collegato poi questo sistema la cui base c'è un semplicissimo filtro. Come funziona dunque? Per fare il caffè semplicemente mettete del caffè, dell'acqua calda, richiudete, lasciate in infusione, pressate in modo da filtrare il caffè e versate nella vostra tazza. Come preparare il caffè con la French press? Ci sono varie scuole di pensiero, vari metodi. Si possono utilizzare i grani interi, macinati grossolanamente, macinati in maniera più fine. Io non sono una grandissima esperta di caffè, uso del caffè in grani che macino io a casa, che utilizzo in realtà anche per la mia macchinetta del caffè, quindi per questo motivo macino, per conto mio i grani. Per preparare una tazza di caffè leggermente lungo, visto che quando utilizzo questo tipo di caffettiera preferisco fare il caffè leggermente lungo, utilizzo 6 grammi di caffè macinato e circa 100 ml d'acqua. Il rapporto fra la quantità di caffè e acqua in realtà dovrebbe essere di circa 1 a 15, quindi caffè e acqua. Non peso, vado abbastanza a occhio, anche perché il misurino che utilizzo per mettere il caffè all'interno della caffettiera so già che colmo mi va a pesare 6 grammi di caffè. Quindi non lo peso con la bilancia, però so che misura quella quantità. Per quanto riguarda l'acqua, vado molto a occhio. In genere, 100 ml è circa questa quantità qua. Quindi con questa caffettiera ci faccio benissimo 2 o 3 caffè. L'acqua deve essere quasi bollente, quindi io la metto sul bollitore, la faccio bollire, aspetto 1-2 minuti e poi la verso all'interno della caffettiera. Una volta messo il caffè e l'acqua, lascio in infusione, non tocco minimamente il caffè, quindi non vado a girarlo con un cucchiaio, non muovo lo stantuffo, lo lascio lì a fare il suo lavoro. C'è chi ogni tanto dà, tra virgolette, una mescolata, ovvero con il cucchiaio ogni minuto va a pressare leggermente il caffè dalla superficie verso il fondo. Io sinceramente non noto tutte queste grandi differenze, quindi preferisco lasciarlo lì. Io lo lascio in infusione circa 4 minuti, ma anche qua dipende molto dai vostri gusti. Ovviamente più tempo lascerete il caffè in infusione, più sarà amaro. Una volta passati quei 4 minuti circa, premo lo stantuffo in modo da filtrare il caffè e lo verso subito in tazza, non lo lascio riposare, perché lo stantuffo è un filtro, quindi l'acqua continua a essere a contatto con il caffè macinato e quindi continua l'infusione. Quindi per evitare che si bruci, diventi troppo amaro, è consigliabile versare immediatamente il caffè in tazza o in un thermos se ne preparate di più. Diciamo che questo è lo scopo principale della caffettiera francese. Io in realtà la utilizzo anche per fare altre cose, come ad esempio per fare degli infusi, per fare il tè e per filtrare il latte vegetale. Su quest'ultimo punto non sto a soffermarmi perché ho fatto un intero video dedicato a come faccio il latte vegetale fatto in casa e in quel video vi mostro anche come utilizzo questa caffettiera e perché mi piace per filtrare il latte vegetale, quindi trovate il video nelle schede qua sotto in descrizione. Per quanto riguarda invece gli infusi e il tè, la cosa è molto molto semplice e simile alla preparazione del caffè. Ovvero riponete nella caraffa il tè sfuso a seconda delle indicazioni, insomma, del tipo di tè o di infuso che andate a preparare. Ci versate l'acqua calda, bollente o quasi, anche qua a seconda del tipo di infuso e tè che andate a preparare. Lasciate in infusione,
filtrate e poi versate. Anche in questo caso io vi consiglio di non lasciare del residuo nella caffettiera, perché rischiate che il tè o l'infuso si vada, tra virgolette, a rovinare, perché il tempo di infusione si allunga, il tè in particolare diventa sempre più carico, sempre più forte, sempre più amaro e tende a perdere quegli aromi che gusterete invece durante la prima tazza. La cosa più comoda di questa caffettiera è appunto il suo filtro integrato, che permette di filtrare immediatamente il caffè o ad esempio il tè senza dover ricorrere ad un colino a parte. Si sporca di meno, c'è soltanto un arnese da utilizzare, quindi da dover andare a pulire, sciacquare, e il tutto si svolge in maniera molto molto rapida. Quindi è un grandissimo vantaggio avere una caffettiera di questo genere se appunto bevete spesso il tè, fate spesso degli infusi, vi piace preparare il caffè in maniera, tra virgolette, alternativa alla macchinetta. In generale è utile se dovete filtrare qualcosa che poi andate a bere. Quindi è assolutamente necessario avere in casa una caffettiera di questo tipo? No, dipende molto dalle vostre abitudini, da quello che bevete, un po' anche dalla vostra passione riguardo i tè, gli infusi e il caffè, perché se è qualcosa che bevete una volta al mese, probabilmente non vi serve un attrezzo del genere, è comodo quella volta che lo usate, però è, diciamo, un pochettino sprecato. A questo punto potete utilizzare altri metodi per preparare il caffè o il tè. Io ho deciso di investire, diciamo, perché alla fine questa caffettiera in particolare l'ho pagata 8 euro da Ikea, si trovano a meno, a più, in qualsiasi negozio di oggetti per la casa. Si trova ovviamente anche in quei negozi che vendono caffè e tè, ci sono i materiali diversi, questa ad esempio è in vetro con la base e il manico in plastica, ci sono completamente in metallo, con decorazioni colorate, non colorate, insomma ce n'è una vastità. Soprattutto anche la dimensione varia, ad esempio anche da Ikea c'era una dimensione molto più grande. Che cosa cambia? Essenzialmente il tipo di necessità che avete. Se dovete preparare il caffè o il tè soltanto per voi, quella più piccola è più che sufficiente. Se lo volete preparare per più persone, avete in programma, insomma, di preparare per tutta la famiglia, allora forse conviene prenderla più grande. Io, come vi dicevo, sono quasi l'unica ad utilizzarlo in casa, quindi mi basta questo per prepararmi una tazza abbondante di tè o infuso, e per il caffè posso preparare fino a 3 tazze. Purtroppo mi si è cancellata la parte finale di questo video, quindi eccomi qui in un altro giorno, in una location completamente diversa. L'ultima cosa che volevo dire riguardo alla French Press erano appunto le mie ricette preferite, soprattutto per quanto riguarda il caffè. Uno può personalizzare il proprio caffè utilizzando diversi tipi di caffè, macinandoli, poi unendoli. Quello che faccio io invece è aggiungere delle spezie durante l'infusione del caffè. Mi piace molto utilizzare la cannella, la curcuma, qui aggiungo sempre un pizzico di pepe perché è il pepe ad azionare la curcumina, il principio, diciamo, attivo della curcuma, che fa bene. Di solito quando aggiungo queste spezie al caffè poi metto anche un goccio di latte, spesso gli faccio fare la schiuma. Io ho una macchina del caffè che monta anche il latte, ma lo si può fare semplicemente in un pentolino, ad esempio con un frullino. Oppure mi piace molto il gusto gingerbread, quindi oltre alla cannella metto un po' di zenzero e noce moscata. Anche in questo caso a volte aggiungo il latte, oppure il latte condensato, che mi piace utilizzare al posto dello zucchero. Ne metto però veramente pochissimo, in genere mezzo cucchiaino, un cucchiaino da caffè, proprio per esagerare. Se non aggiungo delle spezie, aromatizzo il caffè con il latte, utilizzando il latte vegetale che preparo in casa. Mi piace molto abbinare il caffè o al latte di anacardi o al latte di nocciola. Altra cosa che si può fare, che io faccio soprattutto con il cappuccino, è aggiungere un po' di polvere di cacao in cima. Per quanto riguarda invece i tè, gli infusi, i tè me li preparo da per me, mi piace miscelarli, ho anche uno shop in cui appunto ho creato le mie miscele, quindi sotto quel punto di vista sono abbastanza ferrata. Per gli infusi mi piace molto preparare la camomilla, perché soprattutto adesso che inizia a fare un po' più fresco mi piace avere qualcosa di caldo anche dopo la cena. E il tè è un problema berlo dopo la cena, perché io sono particolarmente sensibile a tutte quelle sostanze stimolanti, quindi se bevo il tè poi non dormo. Mi piace
piace quindi utilizzare un cucchiaino circa di fiori di camomilla assieme a mezzo cucchiaino di fiori di lavanda. In questo modo si sentirà sicuramente molto di più la camomilla e ci sarà leggermente un retrogusto di lavanda, cosa che a me piace perché quando si sente troppo la lavanda mi disturba, mi dà quel senso di profumatore per ambienti o per armadi, quindi preferisco mettere sempre poca poca lavanda, anche perché mettendola in infusione poi per circa 10 minuti viene fuori veramente tanto il sapore della lavanda e quindi preferisco metterne poco per quelli che sono i miei gusti. Io poi non aggiungo dolcificanti di alcun tipo quando preparo il tè e gli infusi, ma potete aggiungere dello zucchero, del miele, del latte condensato o del latte in generale. A me piace preparare ad esempio il chai latte la mattina al posto del caffè, visto che è una miscela di tè nero molto molto carico e speziato, che tra virgolette può andare a sostituire il caffè. Ovviamente non ha le stesse quantità di caffeina, però è particolarmente forte, soprattutto la mattina ti fa iniziare la giornata bello carico. Queste erano tutte le informazioni che avevo da condividere con voi per quanto riguarda la caffettiera francese. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi la utilizzate, per che cosa lo utilizzate, qual è la vostra ricetta diciamo preferita, e se avete invece altre curiosità fatemelo sapere sempre nei commenti. Spero che questo video possa esservi utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!